Era 1:30, io ero in casa, ancora ero sveglio, ho sentito un gran tonfo, cioè proprio sembrava come un'esplosione e niente, dopo siamo affacciati alla finestra, si è visto insomma, questi incappucciati qui sotto che sembrava veramente che sbattessero da tutte le parti, cioè ancora non si capiva che cosa stava succedendo. E niente, si è chiamato i carabinieri, ho avuto paura, parecchia paura insomma. Un altro ufficio postale dopo quello di Pratantico preso di mira dai malviventi, anche in questo caso il mirino era verso il bancomat, è stata però usata una modalità diversa rispetto a Pratantico dove era stato utilizzato il gas acetilene, in questo caso i malviventi hanno rubato dei mezzi e poi con questi hanno letteralmente agganciato e sradicato il bancomat per poi trascinarlo per alcuni metri, portarlo fino a dove erano parcheggiati altri mezzi, ovviamente caricarlo e darsi alla fuga. Abito qui di sopra, ho sentito questo tonfo, niente, quando mi sono affacciato ho visto due macchine che tiravano, trainava proprio la cassaforte, il bancomat. Dopo era un poco tempo hanno fatto veloce, non c'aveva il tempo neanche di chiamare i carabinieri o di fare qualche filmino, neanche un po', sì, ho guardato che colore sono le macchine, ma niente di che. C'era un furgone bianco, un Alfa Giulia, penso, ma a me mi sembrava un colore oro. Quante persone erano, niente? Ah, ho visto solo 3 persone, forse erano anche di più. Abbiamo sentito dei rumori molto forti al bancomat verso 1:15 e dopodiché ci siamo svegliati tutti e abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo chiamato subito il 112, però non c'è stato niente da fare, sono andati via. Dei rumori molto forti, infatti hanno trascinato il bancomat fino per un pezzo di strada, fino al bar. I malviventi avrebbero agito all'ufficio postale di Albiroro e Montagnano dopo che un altro colpo nella stessa notte non era andato a buon fine. La banda intorno alle 22:30 aveva infatti rubato una Fiat 500 ad un furgone da una concessionaria che si trova a Pievaltoppo e con questi due mezzi aveva provato a sradicare il bancomat del Monte dei Paschi di Siena che si trova poco lontano ma senza riuscirci. Hanno così abbandonato la Fiat 500 e si sono diretti alle poste di Albiroro e Montagnano dove il colpo invece è andato a segno. Il bancomat, peraltro riempito poche ore prima, conteneva migliaia di euro. Sul caso procedono i carabinieri di Cortona intervenuti sul posto insieme ad alcuni agenti della polizia postale. Potrebbero essere importanti le immagini delle telecamere di sorveglianza che la banda però ha girato prima ancora di agire. Altre telecamere sarebbero presenti come quelle, ad esempio, della farmacia poco lontano. Per il momento non si sa se il colpo di Pratantico sia collegato con quello di Albiroro.